Allora, buongiorno. Si parte. Adesso sto aspettando che arrivi Sam e poi andiamo su. Abbiamo questa avventura da fare. Proviamo questo formato nuovo con un blog video di questi 2 giorni di Sella Ronda Bike Day. Speriamo nel meteo qui a Rimini. Almeno Sant'Arcangelo si sta bene, è caldo. Vediamo. Comunque divertimento assoluto. Ci vediamo dopo. Buongiorno, come dicevamo, siamo partiti. Confermo, siamo partiti. Siamo partiti, nonostante tutto, c'è un traffico della Madonna, però noi non ce ne frega niente perché tanto l'importante è che arriviamo entro domani, anzi entro domattina alle 8. Obiettivo pranzo Sì, e bravo, basta. bravo. Mangiamo, facciamo il pranzo più lontano e costoso della storia. Andiamo a Trento, mangiamo e torniamo a casa. Per cui, niente, E adesso. dopo il pranzo, obiettivo cena. Esatto. Beh, sì, e birretta pomeridiana, no? La merenda, La merenda, birra e wurstel. birra e wurstel. Scendiamo che abbiamo l'accento tedesco. E Va alla panza bene, e austriaca. la pava, quella dicevo già. Bene, ci vediamo dopo. Ciao a tutti! Beh, arrivare siamo arrivati. A Trento. Mangiare abbiamo mangiato. A Trento. Abbiamo anche bevuto tanto. Sì. Adesso manca la seconda parte del viaggio, ma ci siamo. Una passeggiata quella. Panza piena, bevuto, mangiato. A Selva ci arriviamo col pensiero. Sì. Adesso Siamo ormai già arrivati. è tutto in discesa. Esatto. Credeteci. Stiamo arrivando, eh? Su un po' alla volta. Un po' alla volta arriviamo. Comunque già l'aria è molto meglio di prima. Ah, che odore! Che odore di cacca di mucca! Merda. Quella cacca, però è buona, è È sana, è fresca, 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 senti. questa è freschissima secondo me. C'è quell'odore proprio di merda di animale muccoso, buonissima. Adesso vi facciamo vedere così fuori dal nostro finestrino. Ed è uno spettacolo, uno spettacolo. C'è un po' di fila, come potete vedere. Fino alla fine. Cioè fino alla fine la fila non ci lascia. E niente, ci siamo, adesso siamo arrivati. C'è un'ora di fila di nuovo perché so il cazzo, quindi ogni 3x2 c'è una fila. Beh, Attraversamento bestiame. a dopo mi suona il telefono. Ciao. Beh, che dire, signori, dopo tanto viaggiare, siamo arrivati. Pole position. Direi che l'hotel è veramente carino. Ci Sapete che sta da Dio. Niente afa, fresco. c'è un fresco che, guarda, no, è molto bello. Abbiamo una camera che ci staremo in sette. Guarda che terrazzo. Terrazzo grande come un appartamento. Yes. È un appartamento. È un Poi piccolo paradiso, little paradise. guardate che vista. Cioè, basterebbe così una cena stasera, poi andare a casa, basta, fine. Beh, cioè, per Fine, possiamo andare via. quelli che sanno di cosa parlo, là c'è l'attacco del Dante Acepis. Amata e odiata salita di chi fa l'Airo. Beh, dai. Adesso vi faccio vedere com'è la stanza. Cioè, stanza mega galattica. Mega galattica, pavimento top di gamma, televisorone da 32, no, questo è un 40 pollici. Poi hanno la sauna, hanno questa strategica, la ciabatta griffata Belvert, la spilla Belvert. Ma sapete cos'è? C'è la sauna. Io adesso vado a fare la sauna.
Buongiorno. Guardate che meraviglia. Direi che non è male. Adesso andiamo a fare la colazione, le bici sono pronte, poi alle 8:30 partiamo a fare questo giro bello, poi con un tempo così goduria. Boh, ci vediamo dopo. Buongiorno raga, siamo pronti. Siamo pronti, si parte. Carichi a manetta. E adesso abbiamo mangiato. Colazione l'abbiamo fatta, pagare l'abbiamo pagato. Abbiamo fatto la cacca, rottino. Tempo è buono, buonissimo. Leggermente velato, ma buonissimo. Dovrebbe tenere. Quindi ci vediamo adesso sulle strade della California. No, sulle strade. On the road. Sulle strade dei quattro passi. Vi faremo sapere. Vi faremo sapere. Adesso è un po' freschino, con però calma, con calma. Con calma, più tardi. Presto che tardi. Va bene. Ciao a tutti. Bene, come dicevamo prima, comincia l'avventura. Sembra salita, sembra. Siamo neanche sul primo passo, siamo dalla strada di collegamento che da Selva porta a Ponte Gardena, poi siamo da lì già senza fiato, e già siamo finito. Poi inizierà il passo Sella. Fatica, eh? Boh, ci vediamo dopo. Eccoci, siamo quasi in cima al passo Sella. Grande, bellissimo, bello, eh? Sam, unico. Guardate che bello il Sassolungo davanti ai nostri amici ciclisti, molti camperisti, una mucca, due mucche messe apposta lì per il giro, fanno parte del sono mucche scenografiche sponsorizzate da Matteoni. Tre mucche, pieno di mucche, un muccodromo, comunque molto bello, clima ottimo. Ecco, vedete, in questo momento il film porno mucca da monta, ma strana sta cosa, un rapporto lesbo tra mucche, non l'avevo mai visto. Una mucca che vuol fare l'amore con un'altra mucca. Sono cambiati i tempi. A dopo. Beh, c'è un po' di gente, in effetti. Discesa mi metti un po' ansia. C'è un po' di gente. Oh, Sant'Arcangelo di Romagna con furore. Ah, Sbubiker. Ah no? Le donne però le lasciate a casa. Le donne non sono. Le donne, questo è un messaggio per voi donne, non siete venute. Ragazze Sbubiker, ciao digli a tutti, in particolare all'Annalisa Ricci. Osta, ciao. Ciao. Siamo omonimi, ci conosciamo bene. Bene, bene. Allora, qui c'è miliardi di persone. Miliardi di persone, siamo sul passo Sella. Là c'è il Sassolungo. Se non viene bene a sto giro la rifate. La rifacciamo al secondo. No, ma infatti abbiamo intenzione di fare 2-3. Vediamo Rimini. Ah, quando ha fatto fuoco mica stamattina. Aspettando l'incrocio. Ce n'è di gente. C'è. Si vede che gli assembramenti sono già andati. Li facciamo qui. Va bene, dai. Va bene. Posto splendido. Adesso ci mettiamo il giacchettino
e facciamo la discesa. Facciamo la discesa. Oh, abbiamo anche discesa che ci porta giù fino a Canazei. Poi dopo faremo il secondo passo. Il secondo passo ci aspetta tra poco. Adesso tutta discesa e divertimento. A dopo. Ciao ciao. Bene, dopo aver fatto questa ripidissima discesa del Passo Sella. Bellissimo. Bellissima, Bellissimo. C'è un odore di piada col 70 prosciutto. 70 orari si fanno, 70. Abbiamo un odore nei freni di piada col prosciutto, perché forse di frenare. Bene, allora, là dove potete vedere inizia il Pordoi, la sedia del Pordoi, vedete, è un formicaio. C'è veramente il mondo. Noi adesso andremo giù invece a fare una piccola deviazione per Canazei. Caffè. Ci vedo una maglia di Matteoni. Aia. E niente, andiamo a vedere di farci un caffettino a Canazei. Poi risaliamo, ci facciamo il nostro salitone per il Pordoi, sempre andatura tranquilla, divertente, per poi scendere di nuovo da Rabba. Quindi adesso vediamo, ci facciamo un giretto giù, ci vediamo più tardi. Ciao. Ah, bene, siamo arrivati al 18° tornante del Pordoi, che è là. Bici continuano a salire, la giornata è bella, un sacco di ciclisti che salgono. La fila di ciclisti è lunghissima, quasi infinita. Come vedete salgono, fanno il tornante, poi su, poi su, poi su, poi su, poi arriveremo in cima al Pordoi. Sam che ha fatto la pipì, pausa pipì. Ragazzi, qui le prostate si gonfiano, eh? Eh sì. È tutta salita. In effetti. Fabri che c'ha la protesi prostatica. Io c'ho il sacchetto. Ho il cateterino incorporato, quindi non ho bisogno, anche la cacca faccio tutto, della Giant, faccio tutto, è in carbonio, faccio tutto nel sacchetto. Dai, che questa bene, dai, siamo quasi arrivati adesso, il Giro d'Italia adesso, ci vediamo su in cima. Ciao. Tour de France. Qui si ha la vista dei tornanti e delle migliaia di persone che ci sono oggi. Siamo al 25° tornante del Pordoi. Bello. Panorama bellissimo. E non siamo stanchi. Sam fa le foto. Non siamo stanchi. Stiamo venendo su a un ritmo da godersi il panorama, come è giusto che sia. Questo è un giro dove non conta il tempo, la velocità e la libidine del giro. E niente, là si vede la funivia del Pordoi. Qui ancora la marea di persone, guardate qua quanta gente. Bene, aria ottima, proseguiamo, ci vediamo in cima. Bene, sul Pordoi. Qui c'è la funivia, siamo arrivati in cima. Adesso ci rimettiamo il giacchettino e scendiamo. Scendiamo di nuovo, scendiamo per arrivare ad Arabba, dove poi ci aspetta il terzo passo, che è il passo Campolongo. Diciamo quello meno impegnativo forse, e dove poi arriveremo a Corvara. Ci fermeremo un attimo per poi affrontare l'ultimo passo, che è il Gardena, bello un po' impegnativo, ma il nostro passo ci fa fare tutto. Bene, siamo qui all'Hotel Col di Lana, qui c'è Sam nel paradiso. Ci sono 13 gradi al momento, li rimpiangeremo quando saremo a casa. Già. I nostri 13 gradi. Bene, siamo arrivati ad Arabba,
Abbiamo fatto la discesa del Pordoi, bellissima, molti tornanti, molte bici, molto divertimento. Il tempo tiene, il tempo è bellissimo. Qui è Rabba, vedete, Rabba bellissima, paesino molto caratteristico, la sua chiesetta, come vedete un casino di gente, un sacco di persone che scendono tutte qua dal passo Pordoi. Lì vedete la funivia di Portavescovo che porta su in cima, in cima, in cima, in cima, dove la Iro sbarca una volta passata l'Ornella. Qui tutti questi ciclisti adesso si apprestano a fare il salitone che vedete lassù, che svalicherà là in mezzo, fa il passo Pordoi e il passo, scusate, Campolongo, che porta a Corvara, penultimo passo da affrontare. Mi sembra con le telecronache, che barba. Beh, comunque dopo arriviamo a Corvara, ci spariamo uno strudel da 1,5 chili, che ci farà venire una diarrea spaziale, ma non importa. E poi da Corvara facciamo l'ultimo passo, che è il Gardena, abbiamo detto anche prima, ma lo ripeto perché per quelli non attenti. Qui il mezzo resiste, brava, nata come gravel e sta facendo la bici da corsa a tutti gli effetti. Bene amici, a dopo. Ci vediamo dopo, quando saremo arrivati a Corvara o in cima al passo, vediamo. Ciao ciao. Come si può benissimo dedurre, siamo arrivati anche al passo Campolongo con un filo di ghiaccio, con un filo di ghiaccio. È un po' caldo, un po' calduccio, ma ci siamo, si fa bene. Guarda che sole che abbiamo. Abbiamo un po' di mal di culo, almeno io un po' di mal di culo. Al momento abbiamo fatto 1500 metri di dislivello, rimane adesso di scendere per Corvara, dove ci fermiamo a far riposare un attimo. E poi saliamo per il Gardena, che è l'ultimo passo, e niente, poi sarà questione di scendere giù a Selva e si torna. Ok? Ci vediamo a Corvara? A dopo. Scusate, sto diventando lungo sto video, però è divertente. Ciao ciao! Bene, dopo tanta fatica, dopo tanto dislivello, circa 1500, 1600, non so, diverso dislivello, siamo arrivati alla Stua d'Altè a Corvara. Direi che si sta da Dio, c'è un sole, un caldo perfetto. Adesso abbiamo preso uno strudel, Sam ha preso una birra, ci ha abbinato, io una centrifuga, non delle cose, e boh, ci riposiamo un po', prendiamo su un po' d'acqua adesso, poi tranquilli tranquilli ci incamminiamo per il Gardena e ritorniamo a Selva. A tutta che abbiamo risparmiato finora per spendere dopo. Io ho fatto il Campolongo, avevo 170 battiti e posso andare, mi porto un'unità coronarica dietro, un defibrillatore in cima. Bene, vi faremo vedere tra poco le nostre fantastiche fette di strudel in 4K. Questo è lo strudel. Questo è buonissimo, questo è fuori di testa. È la roba da vegani. Sì, ma è buono. Con lo zenzero, buono, eh. Buono, buono. Ma via, mangiamocelo. Adesso abbiamo fatto le riprese, adesso lo mangiamo, eh. Direi se sai fare uno strudel così. E purtroppo no. Se facessi uno strudel così, verrei a abitare qua. Farei il baracchino piada e strudel. Ale, questo è stato il passo più duro di tutti, secondo me, cioè più lungo. Io l'ho sofferto un po', perché insomma è bello tosto. Adesso ci aspetta quella bella discesona. Bellissimo, Gincana. Gincana, rettilineone laggiù, come potete vedere. E poi scendiamo per arrivare a casa, Selva. Mi spaventa la salita da fare finale per andare in macchina.
però dai. La faremo con le lacrime. La faremo con le lacrime. Dal dispiacere. Sì, di andare via. Perché noi fatica non ne abbiamo fatto. Noi. Vedi il quadro del mio Garmin, 339 km, prego, in soli 5 ore e 30. 5 ore e 30 direi che è un bel chilometraggio. Esatto. Quindi. Bene, noi non abbiamo altro da dirvi, se non che è stata una bella storia. Adesso magari ci risentiamo per i commenti finali quando siamo di nuovo in hotel. Non ci sono parole, siamo commossi. Questa te la siamo meritata. Mai fatta delle discese così belle con la bici da corsa, mai. Sì, io ho sofferto un po' l'ultima salita perché era molto calda. E no, bellissima, come sempre è molta gente, molta, forse troppa, però bello, divertente, come sempre, panorami valgono la pena, perché qui si viene per il panorama, non per fare le gare, le corse. Lo rifaremo il prossimo anno. Un sacco di ciclisti, tanti ciclisti, tante cicliste, bei culi. E dai, è stato bello, bello. Tante bike che sono rimaste senza batteria. Che figata! Sarebbe stato contento Ubi. Sull'ultima salita. Ubaldo sarebbe stato fiero. È il prezzo da pagare, no? E vabbè. Bene, a questo punto non ci resta altro che salutarvi. Grazie della vostra attenzione. Noi ci siamo divertiti un casino. Adesso andiamo a farci una doccina. Ci siamo rincuorati cuore e mente. Cuore e mente, sì, 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 sì. Questa era la miglior medicina post-lockdown, cazzi vari, robe varie. Per cui adesso ci andiamo a fare la doccia, ci cambiamo e con calma veniamo giù verso casa. Purtroppo. Torniamo nel caldo, lasciamo il paradiso. Va bene? Ciao a tutti, alla prossima. Ciao ciao.